Ciao a tutti e bentornati in Tessila News. Il gomitolo super soffice è quello che cerca davvero qualsiasi appassionata di uncinetto o ferri che siano. Beh, oggi parleremo di un filato davvero estremamente morbido che vi darà quella sensazione di coccole ogni volta che avrete modo di lavorarlo. Parliamo della ciniglia, ma non una ciniglia qualsiasi, bensì dell'Avril di Tessiland. Vediamolo nel dettaglio. Ed eccolo, allora, il nostro gomitolo di ciniglia, che si presenterà così in un formato da 100 grammi per una lunghezza di circa 120 metri, composto per il 100% da poliestere di alta qualità, garantendo così quindi una sensazione di morbidezza e calore davvero ineguagliabile, per il quale consigliamo l'utilizzo o dei ferri 5,5-6,5 oppure dell'uncinetto 4,5-5,5, quindi la scelta di queste dimensioni rende davvero questo filato perfetto per tantissimi progetti, permettendovi quindi di lavorare con facilità e precisione, che siate principianti oppure esperti. Veniamo adesso ai consigli per il lavaggio e il post lavaggio. È possibile lavare la vostra creazione ad una temperatura che non superi i 40 gradi, non è possibile stirarlo, né tantomeno canteggiarlo, né tantomeno riporlo in un'asciugatrice. Ma il consiglio sicuramente migliore che possiamo darvi è quello di tamponare la vostra creazione con un asciugamano e poi riporla in una posizione piana, lontana da fonti di calore eccessivo. È un filato davvero super morbido, non c'è assolutamente la perdita di peletti e è un filato con il quale davvero potrete realizzare tantissime creazioni. L'unico limite è davvero l'immaginazione. Vediamo adesso invece i colori che presenta proprio questo nuovo formato di Avril da 100 grammi. Iniziamo con le prime quattro varianti di colore. Abbiamo deciso di iniziare con quattro colori davvero molto vivi, vale a dire il giallo, l'arancio, il glicine e il viola. E proseguiamo invece con dei colori totalmente opposti, vale a dire il nero, il bianco, il grigio chiaro e il grigio. E andiamo avanti con altre quattro varianti di colore che davvero stanno bene su tutti, vale a dire il marrone, il beige, il panna e il nocciola. E andiamo adesso verso toni ben più delicati, vale a dire il lilla, il rosa pallido, il rosa pelle e il rosa baby. Ecco le quattro tonalità invece del blu, vale a dire il blu, il celeste, il bluette e l'azzurro. E concludiamo con le ultime quattro varianti di colore. Qui c'è un bel mix, vale a dire il verde, il bordeaux, il verde acqua e il rosso. Un materiale davvero morbido e lussuoso. Storicamente veniva adoperato nella moda come un tessuto simile al velluto, ma in realtà è una costruzione molto più complessa, nel quale troviamo un filo portante avvolto poi da un altro filato morbidissimo che ne crea una sorta di nuvola, senza lasciare quei fastidiosi peletti che a volte possono dar fastidio e che lo rendono quindi un filato adatto anche per le lavorazioni dedicate ai più piccoli. Che cosa potreste creare con questo Avril? Non pensate che possa essere un filato solo invernale, assolutamente no. L'Avril può essere infatti un filato adatto per tutte le stagioni, perché è possibile utilizzarlo anche per i famosi crunchies, questi elastici per i capelli, o anche, perché no, degli amigurumi. Ma se vogliamo proiettarci verso le stagioni un po' più fredde, è possibile realizzare dei caldi guanti, dei coccolosissimi cappelli o anche dei maglioni, dei sacchi nanna. Ci sono proprio dei tutorial nei quali è stato utilizzato l'Avril. Possono essere senz'altro di ispirazione, come la maglia Adele della Fata Tuttofare o ancora il sacco nanna mimosa di Egle, la sciarpa con manicotto Zarina di Chris. Gli spunti sono tanti, l'Avril è un filato eccezionale. Lasciatevi quindi ispirare da questo filato super soffice e trasformate le vostre idee in realtà. Io vi ringrazio come sempre per averci seguito e vi ricordo di iscrivervi sul nostro canale YouTube e di attivare la campanella. Noi ci vediamo al prossimo Tessila News. Ciao!